Perché lo hanno anche aggiornato, è uscito anche un secondo capitolo, però non credo neanche che l'abbiamo giocato il primo. Il traduttore funziona, non che ne avremo bisogno, però. Il nastro perso nel retro, ragazzi. Il nastro perso nel retro. Oi oi. Però i sottotitoli iniziali non posso tradurli, vanno troppo veloci. Ah, non c'è il livello di difficoltà moro, Alright, hey boss. As you can see, the people were able to clean up the place and I was able to help. Really good. That one spot that was really bad, that may be an exception. But everything else is clean. As you can see right here, I'll be moving around here a little bit to show you. And yeah, it's pretty good. But I'll go to room one soon. Just wanted to let you know. God dang it. Stupid light. What? Se attivo il traduttore farà Hey, un who turned the. puttanaio, non ci provo neanche. Oh no, siamo finiti nelle backrooms. Hello? Anyone here? Hello? Ne avevamo giocati tanti di Backrooms anche single player, però la maggior parte erano gli indini su Itch. Però mi sembra che soffra senza V-Sync. Che bello, un gioco dove ho la stamina infinita, un sogno. Neanche sul Mahjong avevo la stamina infinita. Oh no, First Aid Kit, vediamo se lo traduce. No. Non lo considera da traducibile. E invece sì. Guarigione di emergenza. No, le freccine che hanno il sindacato. La déjà vu area. Questa è la tua prima volta qui. Se questa zona ti sembra familiare, allertare immediatamente il personale della fondazione. Non ha tradotto sotto, però. La fa? Se vedi qualcosa di qualcosa. Di qualcosa.
qualcosa. Ah sì, c'è l'accento. C'è anche la SCP, quindi, ma che cazzo c'entra la SCP? Li hanno mischiati? Vedi qui, hai visto tutto, c'è sta roba mai vista. Di cosa? Gasperino, che vuol dire questa domanda? Secondo me non è di qua. No. Che le freccine ti indicano dove devi svoltare subito, non ti indicano la direzione. Ma cosa, Jasperino? Non l'ho mai giocato sto gioco. Come fa a sorprendermi ancora? Figa, ma sono dei file cliccabili questi. La password per accedere a questo computer è sparsa qua e là. Sono riuscito a trovare il primo numero, che è 9. Spero che questo ti aiuti, se non riesco a scappare da questo posto. 9, il primo. Il problema è che io devo sempre guardare l'altro monitor per leggere la traduzione. Sì, ma qua e là dove? Lì in mezzo, in 3 milioni di distanze uguali, no? Poi password per cosa? Dove la devo inserire? Io non vedo numeri qua. Sono fuori per davvero. Ma è cambiata? Questo luogo può essere un divario tra le dimensioni, uno spazio di transizione tra le realtà, può essere un mondo nuovo. Perché esiste? Cos'è questo posto? Spero che potremo trovare le risposte a tutte queste domande. Buona fortuna da un altro vagabondo. Che palle adesso, ogni 2 secondi. Questo era il mio. No, non ha tradotto tutto. Questa era la mia casa. Spero che tu diventi un dio mulle. No, non riesci a prendere tutta la frase. Cosa vuol dire un dio mulle? Vabbè, spero che possa farne buon uso, buona fortuna, amico mio. Niente, il bianco sul bianco, ecco, così ce la fa, secondo me. Questa era la mia casa fata, l'ora, tempo, Eten Tech. Spero che tu faccia un buon suffleton, buona fortuna, my friend. Nota bocciata. Beh, restava ancora della Duco. Ah, ma aspetta, i numeri sono.
No, dov'era il numero? L'ho visto adesso. Quarta cifra è il 7. Allora scrivete 9XX7XX. Che palle sto meme. Neanche Fileto finora, no? Strano, è casa sua. Ecco, cioè dimmi se non ti viene voglia di tradurlo in automatico con un testo così lungo. Se ci riesce, però. Allora. Lo metto qua, se no non leggo. Ciao, sono un astronauta. Sinceramente non so come sono arrivato qui. Ricordo solo che la mia astronave non funzionava correttamente e sono dovuto scendere per ripararla. Sfortunatamente la mia attrezzatura di sicurezza si è rotta e pensavo di essere già morta. Vagavo nello spazio per alcune ore quando all'improvviso caddi come se la gravità fosse improvvisamente tornata. Ed eccomi qui, in questo luogo gigantesco che sembra infinito. Lascio questa lettera nel caso in cui qualcun altro cada qui o sia già qui e possa trovarmi. Nel caso in cui io sia ancora vivo. È importante che arrivino molte lettere da altre persone qui che menzionano i livelli di Atene. Forse piani o dimensioni del luogo al... del luogo di Atene. Forse piani o dimensioni del luogo. Alcuni dicono di aver già attraversato piani specifici, compresi quelli numerati. Ad esempio, questo apparentemente si chiama livello D. Da quello che si trova nelle altre lettere, uscire da qui sarà difficile. Sembra che sia qualcosa da svelare. Ho scoperto uno dei numeri, 9 il primo. Lo so già qual è il primo. Secondo me lo traduce meglio così, forse. Che alcune lettere di persone sono altri livelli, probabilmente pavimenti o dimensioni di questo luogo. Quello l'aveva tradotto male. Alcuni dicono di aver già attraversato piani specifici, compresi quelli numerati. Ad esempio, questo si chiama livello 0. Da quello che ho letto nelle altre lettere, uscire di qui sarà difficile. Sembra che sia qualcosa da svelare. No, gli dà fastidio proprio le scritte bianche. E questo lo traduce? No. Meno male. Secondo me è una trollata la roba della password, ragazzi, non ci credo più. Non capisco perché semplicemente non lasciano l'intera password su una singola nota. Penso che nessuno lo abbia ancora scoperto. Forse chi lo ha scoperto è morto. Forse dovremmo nascondere la risposta a qualcuno. Quello che so è che 8 è probabilmente il secondo numero. Ok, allora 9, 8, X7, XX, ragazzi.
Potrei far così per leggere più velocemente. Faccio proietta in finestra, me lo metto qua. Poi faccio Alt Shift, almeno mi appare subito grande come lo vedete voi. Perfetto. Sì, l'ultimo si tira a indovinare, basta ne troviamo altri due. Sempre se il set è corretto, perché qua ce l'ha detto. Senza metterlo, cioè non so se quel set a sto punto faceva parte davvero della password. Scopriremo vivendo. Questo non è importante. Va bene. Mi ha trollato, sì. Ma io non pensavo neanche fosse un'uscita, volevo solo esaminarla. Vabbè, è possibile che devo tornare così indietro, dai. Poi a quanti FPS sta andando sto gioco? Mi sembrano troppi. Può essere 80 la risoluzione. Ce l'hanno neanche gli FPS. Che c'è il ray tracing abilitato, matto? Il ray tracing. Allora, la stanza coi funghetti. E Celenino non li ha già presi tutti. Ci dovrebbe essere una stanza con dei funghetti. No, non ha senso che torniamo lì se non abbiamo il codice.
Abbiamo visto, era chiuso. Porca puttana. Che modo di merda per far iniziare un gioco. No, facciamo trovare una password di 7 numeri in un posto gigantesco tutto uguale. No, no, anche il mostro no, per l'amor di Dio. Doveva solo accorciarlo e basta, metti 3 numeri, toh. Che adesso me ne manca uno solo e dico, va bene, manca, ne trovo uno e è finito, me ne mancano 4. Media di merda. Poi non so più come si torna più indietro di qua. Sento un passo in più dietro di me. Ah, minchia, da qui ero entrato. Vai, funghetti. Scritto un cazzo. Niente, non posso perché devo tenerlo accucciato. No, non posso leggere come voglio io. Madonna, se le mettesse a livello uomo. C'è una strana umidità in questo posto, il tappeto in questa parte è bagnato, sono proveniente da questa zona bianca che ha dato origine a questi funghi, avevo molta fame. Ne ho preso uno, credo volesse dire, adesso il mio corpo non smette di prudere e ho tanti lividi anche sulla testa. Che ha tradotto prendine uno? No, ecco, vedi, l'ha tradotto bene. Quindi ne ho mangiato uno. Adesso il mio corpo non smette di prudere, ho tanti lividi. Ma non ci sono numeri. Cinque. L'ultimo è il 5. Dai, non fare il puzzone. Non lo prende proprio. No, troppo piccolo. Ma quel bianco, sputtana. Allora, hai mai notato come il silenzio possa diventare così rumoroso? Ecco, urla. Ho provato a soffocarlo picchiettando sui muri, creandolo il mio ritmo, ma il silenzio inghiotte il suono, lo divora come se niente fosse. Mancano 2 numeri, allora. Allora a sto punto il 7 è giusto, se li ha messi così, perché anche il 7 l'ha messo così. Con 2 numeri possiamo anche provare a fare a caso. Ci vuole una vita però. Celenina quella che ha mangiato i funghi, eh. Era scritto, era firmata. Come quando ha tradotto i Gurashi.
quando ci provano, perché ha letto try invece di cry. E le gurashi ci provano, si sa. Fanno. Quelle zozzone. Vedi, vedi, poi mi dite perché mi passa la voglia di giocare ai videogiochi. Ecco. Ecco il motivo. Il terzo è 3. Ci mancava il terzo, sì. Ok. Con uno possiamo fare anche a caso. 9837x5. E 6, ok, li abbiamo anche tutti, va. La solitudine è uno dei maggiori ostacoli che un vagabondo può affrontare, qualcosa che va oltre il nostro controllo, qualcosa che ci divora poco a poco, uccidendo gli incauti prima ancora che se ne rendano conto. Oserei dire, la nostra paura più profonda. Ecco perché non dovrebbe sorprendere che questo luogo maledetto che ora chiamiamo casa abbia trovato il modo di sfruttare il bisogno innato di compagnia dell'umanità. Dai, non puoi dire che l'ha tradotto male qua. Vedi, se c'ha una bella grammatica la frase con virgoline e puntine messe dove si deve, lo traduce bene Google Lens. È solo che devono usare una buona grammatica. Era pieno di note qui. Oh Gesù. Ah. Perché non lo vedo tradotto dalla mia parte? Ma che cazzo? Ah, perché ho fatto la finestra sbagliata, aspetta. No, no, è migliorato adesso. E velocizza qualsiasi cosa. Poi le note degli horror, ragazzi, sono belle. Noi tante volte le skippiamo perché io non ho voglia di starle lì a tradurre. Cerco le parole chiave per vedere se lasciano password o altro, però anche leggere testi così a volte è carino. Solo che col fatto che uno non c'ha sbatti di leggerlo in inglese. Alla fine lo lascio lì, però non dovrei. Scrivo questa lettera nella speranza che un giorno venga ritrovata, magari da qualcuno che mi trova qui o trova questa lettera. Non so se sono pazzo o se sono morto, ma questo posto non sembra appartenere a questo mondo. Ho visto cose che qui non riesco a descrivere. Sono finito qui mentre facevo dei graffiti in giro per la città. E ora sono qui con il mio zaino e il mio unico spray bianco. Questo posto è enorme, quindi lascerò dei segni sul muro per me o per chiunque altro possa venire qui. Ho letto lettere di altre persone, sembra che questo posto abbia più piani, anche qui ci sono creature ostili, e anche se ho visto alcune cose non ho avuto il coraggio di avvicinarmi. Sto cercando di capire come uscire da qui, e segnerò sui muri, o aggiornerò questa nota con quello che trovo, a patto di non perdermi in questo posto. C'è un grande enigma in questo posto, trovo le note perché contengono alcune informazioni, io probabilmente sta nota non l'avevo vista, non avevo capito che dovevo leggere le note. Vabbè, ho capito, ma almeno i sottotitoli. Comunque i Resident Evil non vanno giocati in italiano in ogni caso, figa. Non avrebbero mai dovuto cominciare a doppiarli quei giochi. Con tutto il bene che gli posso volere, capivo le buone intenzioni, però no. Cioè, non puoi arrivare al sesto gioco. Era dal sesto che avevano iniziato a. Sì, dal sesto hanno cominciato a doppiarli. Cioè, figa. Fino a Resident Evil 5 erano tutti in inglese, le voci erano iconiche, erano sempre quelle, poi per carità le hanno cambiate, però.
E poi Capcom non c'ha i soldi di Sony per far fare un doppiaggio decente in tutte le lingue. Gli fanno leggere i copioni così, senza un cazzo di recitazione né niente. Cioè, però se devo avere un doppiaggio così. Cos'è che lui hanno tradotto Your Tears Are Empty, non piangere nei sottotitoli? No, i sottotitoli di Setter Bird sono tradotti dal giapponese. Sono tutti quanti tradotti dal giapponese. Quindi se metti la lingua inglese e i sottotitoli italiani, non ci accozza un cazzo. I sottotitoli inglesi sono completamente diversi. Quello è un altro caso, non c'entra che è tradotto male, che l'hanno tradotto dalla lingua originale che è meno. Purtroppo devo dire che quella, forse il doppiaggio inglese è meglio di come è fatto in giapponese, per quanto riguarda Final Fantasy VII, sia l'1 che il 2. Che poi è una roba di cui si erano lamentati tutti nel primo gioco, nel secondo gioco hanno rifatto la stessa cosa. E non è che hanno detto, vabbè, allora mettiamo, facciamo dei dialoghi che siano coerenti in tutte le lingue, oppure facciamo che i sottotitoli siano adattati alla lingua principale, che è quella inglese. No. Sottotitoli tradotti dal giapponese, lingua inglese con tutto quanto rifatto. Cosa dici? È lì accanto a te, Moro. 9, 8, 3, 7, 6, 5. SCP. Forse si è aperta la porta quella dei funghi? L'unica roba possibile. Sì, l'ho detto prima. Tutti i fogli che abbiamo letto c'era la firma dell'SCP. Eccola. La porta si è aperta quando la luce era rossa. Oh cazzo. Oh, ma nel buio così, in silenzio, filetto. Dai. Filetto, sì, ma me. Sono abituato al filetto che fa un bordello della Madonna. È filetto, sì. Sembra anche fatto animato meglio, Peccato non posso fermarmi a guardarlo. Buono, dov'era ora il passaggio dove devo abbassarmi? Era qua? Minchia fortuna che ho detto guardo prima a sinistra. Oh. Non running, non corro.
È un'ombra, la vedo. E di meno? Di meno? No, di meno. Faccio la doccia. Alzare le braccia, eh? Molto largo questo ascensore, una forma molto peculiare, comoda. Vabbè, non dobbiamo più tornare lì almeno. Andare dai pagliacci adesso. Vado su fan. Niente, finiscono le robe sempre quando metto la musica. Oh, i bagni. Allora, mi è venuta un'idea migliore nel frattempo per vedere meglio le traduzioni. Ecco qua. I must be dreaming. Sicuro che almeno una persona qui in chat abbia fatto un sogno del genere una volta, sì. E sto proprio parlando di te.
no. This can't be heaven. Vediamo se riesce a tradurlo. Why? Allora, che carino che è Google Lens. Voi gli volete male, ma... Non ha usato lo stesso font, però dai. Pallina. Scoreggine, ma... Pipiri pipipiriri pipipipiriri. Posso cadere in acqua, ci sono i muri invisibili. Sono invisibili, però ci sono. Ma la smettiamo di fare gli ascensori in questo modo, per l'amor di Dio? Plu plu. No, ancora sti posti di merda, no, basta. Quei parcheggi giganti qua. Chi è? Filetto, sei ancora tu? Niente, eh. What? C'è qualcosa di molto affascinante nelle backrooms, però devo dire. Cioè, guardate questo scenario. Il chiaro di luna. Romantico. Però dovete solo immaginare di prendere Dimmi per mano. E poi tutto verrà naturale. E questa si è spenta. Io buono i passi che fa in sto gioco. No, io sento qualcun altro. Il villaggio, ma con gli gnomi? Il villaggio degli gnomi?
Mica devo controllare tutte le case, è vero, impazzisco. Ah sì, eh. Oh no, arriva Celezilla. Anche meno però, eh. Ma è davvero la statua dell'isola di Pasqua adesso? Niente, le hai chiamate? Oh no, quella è luminosa. Elenina, adesso ne andiamo dal giardino. No, mi pare sia abbastanza altina, c'è cioè, in realtà. Era in qualche gioco della Puppet Combo, mi pare, Daisy, anche. Daisy, Daisy, vattene a fare in culo. This message is broadcasted to raise awareness of a new drug in circulation. The Snile drug. We advise for you to stay away from any person suspected to be under its influence. For the past few months, we have received over 500 deaths related to the drug. The drug itself has not been scientifically investigated. Its most obvious effects are mania, uncontrollable laughter, violent tendencies, and the latched snail in which the drug was named after. How do you ensure your safety outside? Avoid dark alleys since most reported deaths happened near or in a dark alley. If you hear suspicious laughter, run as fast as you can. Avoid eye contact with the person. Once the person notices you, it will begin pursuit. Do not interact. You will most likely be... Non è dietro di me, vero?
Ma mi sa che non c'è filetto qui. E io posso farmi prendere a male per un palloncino nero? Me. No, ho visto nella mappa, ho spoilerato. No, non ci sono i pagliacci. Pare abbastanza lineare. Indiani al centro della terra. Caldo, mannaggia Gesù, a Gesù, a Gesù. No, basta con i rumori degli aspirapolvere, i pagliacci. La mia vita va avanti anche senza di loro. Boh, non è apparsa la tipa urlante che doveva inquietarmi, però. Neanche filetto, nessuno. Cazzo c'è lì? Costicchiava pure, mi sa, sto gioco. Ora non ricordo quanto l'ho pagato, però. Pare sia anche il backrooms svuotato di più su tutto Steam, questo. Quindi, insomma. Per adesso è carino, eh. Cioè, almeno artisticamente rende le backrooms.
Oh no, i tavolini. Spero siano animati meglio di quelli del multiplayer. Niente, sono caduto. Allora, questo era il prologo. Questo era il prologo e faceva cacare, ma lo sapevo già. La roba buona dovrebbe arrivare adesso, col secondo capitolo. Daisy, Daisy. Boh, comunque prologo, ma cioè, il gioco non è finito, però cagatina. Ho capito, era un po' una cagatina. Andiamo con Nicolas. Per questo ho alte aspettative. My name is Nicholas, and today I voluntarily commit to entering the backrooms under the auspices of the SCP Foundation. This statement acknowledges the inherent risks of the mission and attests to my resolve. The purpose of this incursion is singular: to locate my brother, Josh, who is missing in these unknown and presumably dangerous regions. I am fully aware that my safety cannot be guaranteed by the SCP Foundation. The conditions will be adverse, and the return is uncertain. I voluntarily assume this risk with full knowledge of the possible consequences, including personal injury, loss, or even fatality. Additionally, I authorize the SCP Foundation to use any data or findings made by me during the mission for research and development purposes. This testimony serves as my irrevocable acceptance of the mentioned conditions and the obligations I undertake in participating in this exploration. May the information collected contribute to the understanding and future safety in similar missions. Anche delle cutscenes. SCP come lo traduce? Fondazione SCP. Contiene, protegge, sicura. Dai, che lo puoi tradurre bene. Forza. Proteggere, contenere, proteggere. Vabbè, dai, ci sta. A parte i due punti, proteggere. Perché la webcam è morta? Nicholas, as soon as you're ready, grab your backpack and get into the elevator, and then we'll start counting. Your backpack contains some supplies and equipment that you will need on your journey. You are also equipped with an interdimensional walkie-talkie, on which you can contact our headquarters whenever you need to. We have also equipped your suit with a VHS tape recorder. The analog form of recording will be a more reliable option than digital in this case, given the excessive interference during trips. Capito?
Oh no, SCP-96! Il mio preferito! Lo Shy Guy! Oh no, leggiamo un SCP per la prima volta, ragazzi. Allora, SCP-96 deve essere contenuto nella sua cella 5 metri per 5 metri per 5 metri. Contenimento speciale. Sta traducendo male, non vede tutto il testo. No, così non ce la può fare. Devo cercare di mettergli meno merda possibile. Dai, ora una scusa. SCP deve essere contenuto nella sua cella un cubo d'acciaio ermetico di 5 metri per 5. Sono obbligatori i controlli settimanali per eventuali crepe o buchi. Non deve esserci assolutamente alcuna videosorveglianza o strumento ottico di alcun tipo all'interno della cella di SCP-96. SCP-96 è una creatura umanoide che misura circa 2,38 m di altezza. Il soggetto mostra pochissima massa muscolare, con un'analisi preliminare della massa corporea che suggerisce una lieve malnutrizione. Non è ancora noto se SCP-96 sia cieco o meno, non mostra segni di funzioni cerebrali superiori e non è considerato sapiente. SCP-96 è normalmente estremamente docile, tuttavia quando qualcuno vede il volto di SCP-96, sia direttamente che tramite registrazione video, entrerà in una fase di notevole disagio emotivo. 96 si coprirà il volto con le mani e inizierà a urlare, piangere e balbettare in modo incoerente. App circa 1 o 2 minuti dopo la visione. 96 inizierà a correre verso la persona che ha visto il suo volto, che da questo momento in poi verrà indicato come SCP-96-1. A questo punto nessun materiale o metodo conosciuto può impedire il progresso di 96. La posizione effettiva di 96-1 non sembra influenzare la risposta di 96, sembra avere un senso innato della posizione di 96-1. Ok. Una volta arrivato alla posizione di 96-1, SCP-96 procederà ad uccidere e... 96-1. Il 100% dei casi non ha lasciato traccia di 96-1. 96 si siederà quindi per diversi minuti prima di riprendere la compostezza e diventare nuovamente docile. Riservato, questo documento non può essere condiviso con il personale statunitense al di sotto del livello di autorizzazione designato. No, non è inutile, minchia. 96, sai quante cazzo di running ketter mi ha fatto fallire? Ha fatto merda di me quel coso. Bellissimo 96. È molto bella anche la storia. È la storia di quando l'hanno catturato. E gli sparano tipo con Gatling, bazooka, lui non gliene frega un cazzo e massacra tutti quelli che lo vedono in faccia. Mi pare ci sia soltanto un sopravvissuto che l'ha visto in faccia e non è morto. Ed è quello che appunto fa il disegno per far vedere agli altri qual è la vera faccia di 96, che giustamente non è che lo puoi guardare. E l'unico sopravvissuto aveva fatto il disegno della pace. Non si sa perché è sopravvissuto, non me lo ricordo. Che cazzo devo fare io però? Su uno zainetto. Activating the energy module in 5, 4, 3. Eccoci!
Quindi questo va di sua spontanea volontà nelle backrooms, non ci cade dentro. Folle. Jennifer, are you there? I arrived at the location. It's that place with the yellow walls. Similar to Josh's at the beginning of the tape. Great, Nicholas. Now be very careful. Remember that this place can be hostile. We don't know for sure what you might find. And just in case, avoid going in your chairs too. Good luck. I said, yeah. Thanks, Jennifer. Eravamo Josh prima, non mi ricordo già più come si chiamava quel coglione. No, nocciolina, cosa ci fa qui? Cosa ci fa qui, nocciolina? Nocciolina, non mi aspettavo di vederti in questo gioco. Che cazzo, si chiama Backrooms, è più SCP che Backrooms qui. Nel labirinto delle mura gialle i segreti sono ben custoditi. La chiave della tua libertà risiede nei frammenti sparsi in questo regno abbandonato. Ogni settore contiene al suo interno un numero, un pezzo del codice che cerchi. L'ordine dei settori rivela la sequenza dei numeri. Vaga con uno scopo, osserva con attenzione e il percorso si rivelerà. Leggi il messaggio sotto l'albero. Sotto l'albero. Niente, di nuovo, stessa formula, ancora sti cazzo di numeri. È stata l'unica roba di gameplay vera che abbiamo fatto. E la ripete anche per il capitolo 2, va bene. Aveva detto di evitarle le sedie lei però. Però sembrano così comode. Nocciolina quello. Oddio, non credo se sarà gameplay con nocciolina, dai, penso sia lì solo per fare easter egg. Sto trovando un cazzo io però. Ancora funghi? No. Sono giocattolini. Nocciolina, vai a fare in culo pure tu.
Ispettore 2. Ok. Quindi partiamo con la prima cifra del codice. Il numero che troveremo qua sarà la prima cifra. Ricordiamoci che nel settore 2 c'è sia un numero che non abbiamo trovato, sia la combinazione da inserire. Tastierino. Non posso entrare nel cancello infernale. Zero numeri al mese, sì. Sedia. Vabbè, almeno così sappiamo che qua troviamo un numero solo. Condivisi meglio almeno stavolta, dai. Una cifra questa. Anche perché sono dei 10. Quello solo mi deve dare. Sei ancora tu? Sei ancora tu. Ci sarà un monitor acceso con un numero. No, Dio buono, sono anche dietro. Più probabile che sia alle spalle, sai cos'è? Qualcuno vede un monitor acceso, me lo dica. Pensar di no. Eh sì, il problema è questo, sono quei monitor lì che stanno agli angoli. Possono essere stati così stronzi da metterlo proprio lì? No. Da qua riesco a vederne almeno 3. È tipo un post-it attaccato sul monitor, però siamo incurati, eh. Tipo questi qua dietro non li sto guardando. Ascolta, la stanza prosegue.
Quindi magari ci stiamo facendo castelli di sabbia qui. Vediamo prima tutto quello che sto settore ha da offrire prima di dire che... Porca puttana, vaffanculo. Questo non me l'aspettavo. Dai, no, era lì il numero. Direi proprio che è una S. No, è un 5. Prima cifra è il 5. Ecco, se ora vuoi fare una bella cosa horror, tutti i monitor si accendono all'improvviso, diventano rossi e mostrano delle scritte strane. Niente, non sapete fare i giochi horror, porca puttana. Vi devo insegnare tutto. Video di Damer, no. Porca troia, dove era l'entrata ora? Io sono arrivato da lì. Dovrebbe essere qua. No, mostrano le note. Le note da 25 pagine di Damer. Ecco, quelle anche se sono in italiano, col cazzo che le leggerei. Allora, lasciamo la 2 per ultima. Perché tanto lì dobbiamo inserire il codice, quindi... Non sono 4 cifre. Anche se non lo troviamo, lo possiamo buttare a caso il 2. Così facile, me lo dai subito. Quindi 5x4x. Direi che è finito così. Va bene. Non è molto entusiasmante questa ricerca di numeri, se posso dirlo. Sai cos'è entusiasmante? Questa! Vedi, vedi. Stato punito. Gotare un dolore di everybody. There. I arrived at the location. It's that place with the yellow walls. Okay, similar to Josh's at the beginning of the tape. Vabbè, i numeri penso rimangano quelli, dai. Now be very careful. Remember that this place can be hostile. You don't know for sure what you might find. And just in case, avoid going near chairs too. Good luck. Thanks, Jennifer.
magari trovo anche il secondo numero allora. Go boy. No, dai, sarebbe una troiata se cambiassero i numeri. Possiamo andare a vedere velocemente. Cos'era il 4? Sì. C'è ancora. Perché slitta leggermente. Non va dritto. Come se perdesse un po' l'equilibrio volta per volta. Tanto stava qua. Ma volevo anche vederla la zona 4. No, i numeri sono sempre quelli. C'era stato quel jumpscare comunque, settore 1. E dai, può valere la pena vederlo comunque il settore 4. Figa, possibile che cazzo di settore 2 è l'unico dove non trovo il numero? Quindi è 5x 4 3. Proviamo a vedere di nuovo se lo troviamo. E dov'è che non sono stato su sto settore? Mi pare aver visto tutto. Sedie. Che abbiamo visto. Qui è notte buio. Sedietta. Niente, odio quel fottuto numero.
facciamo prima a buttarlo a caso, mi sa se... Vabbè, ormai siamo qua. 7. Che era il primo numero che avrei provato, ci credi? L'avevo già pensato quel cazzo di numero. Nella mia mente avevo provato 7, 1 e 2. Se non erano quei 3, allora avrei cominciato a buttare a caso. Andando in ordine. Sì, e neanche un jumpscare. Fatto girare intorno a quel cazzo di cosa e poi non c'era una fava. E poi è uscito di recente sto capitolo. È uscito l'8 agosto, mi pare. 5 giorni fa. Se non ho visto male. Può essere che sia anche buggato, eh. Che stanza di merda. Nicholas, are you listening? Yes. I've just been told that SCP... No! ...was in containment in the back rooms. With you turning off all the power to the place, he's been released too. Be very careful. He only moves when you're not looking at him. Dai, davvero, devo di nuovo confrontarmi con Nocciolina. That's a problem. In the dark it'll be even worse. Thanks for the warning, Jennifer. I'll be careful. Non l'ha tradotta quella. Ah, vabbè. Niente, ha già cominciato a cagare dappertutto. Vabbè, almeno non c'ho gli occhi che si chiudono, dai. Il punto è, da che parte devo andare io, scusa? Sei tu? Sei proprio tu. Non ti vedo molto bene, sei un po' sciupato, nocciolino. Il punto è, io dove cazzo sto correndo? Qua c'erano i giocattolini, forse? No. Ah, sono lì! Cazzo, non pensavo di aver beccato la scala. Ah. Ecco perché il numero è sempre quello. Così non avevano bisogno di fare un checkpoint. I arrived at the location. It's that place with the yellow walls. Similar to Josh's at the beginning of the tape. Great, Nicholas. Now be very careful. Remember that this place can be hostile.
don't know for sure what you might find. And just in case, avoid going your chairs too. Good luck. Thanks, Jennifer. Sì, ma me l'ha detto dove dovrei andare. Yes. I've just been told that SCP-173 was in containment in the back rooms. With you turning off all the power to the place, he's been released too. Be very careful. He only moves when you're not looking at him. Oh, shit. That's a problem. In the dark, it'll be even worse. Thanks for the warning, Jennifer. I'll be careful. Non sembra inseguirmi più di tanto. Provo a dargli le spalle. Che cazzo, è già qui. Nocciolina, mica verrai qui, vero? Non t'aregge a fare equilibrista. No, non passo. Oh. Dov'è che potrei andare? Abbiamo visto delle porte giganti, qualcosa. L'unico settore che abbiamo visto tutto è l'uno, ma non avevamo visto porte. Quello che abbiamo visto meno è il 4. Proviamo nel 4. Nocciolina, sei qui? Almeno fa rumore quando si muove. Questo settore l'abbiamo cannato, non c'entra un cazzo. Voi dicevate tutti, no, vai nel 4. Brutto chiappone. Allora, proviamo il 3. Se fosse sempre nel 2 l'uscita. Forse non devo venire qua alle scale. Però qui sembra illuminato, potrebbe voler dire qualcosa. Ah sì. Wow. Meno male.
Vabbè, dai, se si usa la stessa formula dell'altro capitolo sarà tutto corridoio adesso. Di nuovo la piscina. Beh, io qui ci rimarrei, eh? Ok, che è chiuso, però... Guarda, hanno anche preparato una festa per me. Daisy, Daisy. Cazzo, quel please. Ah no, lo vede. In questo posto mi sento perso, non ho un posto dove andare. Il vuoto non finisce mai, mi consuma e mi disturba sempre di più fino al respiro. Di non andare da nessuna parte. Per favore aiutami, non ce la faccio più, fallo smettere, non sono mai stato così perso in tutta la mia vita. Cannato un pochino però. Madonna, se sto PC è la causa del riscaldamento globale. Di nuovo il joystick mi si cuoce. Figa, tre ventilatori dovrei mettermi. È effettivamente diventato un corridoio, eh. E butta tutto il gameplay dei codici lì, poi basta. Hello, Jennifer? Nicholas, are you okay? For now, yes. I've just passed a water park. Oh no, così non no clues. I went down a slide and ended up inside a supermarket. Although after using a dimensional elevator, I don't think anything impresses me anymore. Right. We don't recommend you consume anything from this place. It's not reliable. Uffa.
No problem, Jen. Thanks for the tip. I'll get in touch if I can. Good luck. Ci esistono le backrooms del supermercato, davvero? Bellissimo. Stava traducendo prezzo, no, non l'ho neanche visto. Prezzo, mappa, qualità. Mappa, dove l'ha visto mappa? SCP dell'IKEA infinito, oddio. Non lo so, io qualcosa la proverei però. Oh no! No, è finto. Finto. Perché mi hanno piazzato la lore di 96 e poi 96 non c'era? Che cazzo? Nocciolina sì e 96 no? Eh no, adesso voglio anche 96, scusa. Che ha fatto bordello qui? Ah, sembra sana la roba, guarda lì. Il gioco ce l'ho in finestra o schermo intero? Oh, finestra. Ah, che sparisca l'audio allora. Boh. Che cazzo devo fare adesso? Niente, mi sembra di avere costantemente un pagliaccio con le scarpe di gomma dietro. Che mi insegue. Il Kebon. Cazzo è successo qua? Ehi! Oh cazzo! Buio mi sa. Ma sì. Lo illumino. No, devi farcela con la scritta bianca, forza. So che puoi farcela. Alcuni prodotti hanno un prezzo. Il prezzo di uno di essi è l'uscita da questo posto. Il codice di sole 3 cifre. Se hai trovato questa nota, spero che tu possa uscire da questo posto. Perché non potrei? Ah, perché io non l'ho potuto. Ho visto anche di sopra. 3 digits. Allora, il prezzo di... Il prezzo di un'ora di uscita da questo posto. Non ho visto prezzi a 3 cifre. Sette, tre, otto.
provate a mettere 738. Cinque sette. Questo non può. Oddio sì. No. Otto cinque sette è già uscito due volte. Proviamo quello. C'era pure un mostro lì, non l'abbiamo manco visto. No, l'Oten, le falene. Le falenone nell'hotel. Che cammino come mia nonna, eh? No, troppo lenta questa, ci vuole qualcosa di più, eh. Ecco, perfetto. Qualcosa. Questa scena, la musica. Fortuna che stavo guardando per terra. Eccola. Evviva. Madonna, bravissima sta immobile. Quale cosa avete fatto scappare? XXXXX 1945.
Ma io avevo una torcia una volta, mi piaceva averla. Stavolta c'è qualcuno. Qualcuno dentro quell'armadio. Oh, questa è ancora più bella dell'altra. Qua sì, dai, ci fermi. Ma che meraviglia. Sei solo qui, abbraccia la quiete, respira profondamente e cammina attraverso questo luogo sereno. Sii qui e ora, senti il momento presente, lascia che ti travolga come la dolce marea. Mentre le onde ritornano nel mare, lascia che i tuoi pensieri si dissolvano nella tranquillità. Lascia che il mare porti via ciò che è passato, rilascia tutti gli allegati, trova la pace nella semplicità dell'essere, perché in questo momento sei completo. Questo non può essere il paradiso, perché il paradiso è dentro di te. Bene, è dentro di me. Oh no, le 5 valvole, moro. Meno una. Ma io voglio rimanere qui, dai. Mmm.
Cos'ha quello? Paradiso è dentro di te. Trovate facilmente. Strano. Ora mando tutto a puttane, Nightino, guarda. Ti devasto la casetta, cazzo. Faccio piombare l'uovo. Wow, wow. Ciao, Germs. Tutto bene, come stai? Sopra il marmo bianco, sì. Ma no, erano più di 5, ecco perché vedi che c'è sempre la fregatura. Sono al mio penultimo giorno di ferie, anzi ultimo perché è già passata mezzanotte. Che due coglioni. Fermata una. Ma non si erano dette 5 valvole, ne girate 7?
Ne ho contate 10, vero? Questa. Non cambia più niente. Oh, è finito. Madonna. Rilassante, ma che palle. Niente, bagno di andati. Bisogno di un po' di fresco. Ok. Parte è la porta rossa, Axelino. Cos'è? Finora ho avuto culo a beccare sempre le strade giuste, eh? Yeah. Oh, Jennifer, I'm in an underground swimming pool room and there's no way out. Right, an underground pool. Nicholas, what I'm about to say is going to sound crazy, but you need to jump into the deepest pool there is. What? What? What do you mean? Yes, there's a legend about this place that says that only the bravest have made it out alive. And the greatest possible act of courage in this place would be to dive into the deepest pool to find a possible exit at the end of it. The deepest pool here is terrifying. I don't know if I can. Ma io non l'ho manco vista. You can do it, Nicholas. You've been through worse. Davvero? Okay, so I only have one choice. Unfortunately, yes. Good luck, Nick. E dove cazzo la trovo io la piscina più profonda?
figa, le piscine, qua sono 2 litri d'acqua. Come fai a dire che ce n'è una profonda? No, non mi mettere di codice che così perché do di matto. Sarà questa? Sì, ma ha detto che devi cercare una via d'uscita in profondità, coglione. Che cazzo ti lasci affondare così? Oh! Reagisci! Niente, si è lasciato andare. Da qua siamo emersi, eh. Volete trollare questo exit? Non ci casco. Ispira la luce che flickera. Ah, da qua siamo emersi, hai capito? Sono incastrato. Ma exit cosa vuol dire, scusa? Uscita. È notte buio. No, dai, che l'avevo anche preso subito.
La Hillside High School è diventata l'epicentro dei fenomeni IV, poiché studenti e studenti e studentesse segnalano avvistamenti di palloncini. Colodes, no, non sta traducendo tutto. Che fruttano nei corridoi di notte. I palloncini si muovono come guidati da forze invisibili, aggiungendo atmosfera agghiacciante alla scuola. Le leggende locali suggeriscono che questi palloncini rappresentano gli spiriti dei bambini coinvolti in un tragico incendio che distrusse l'edificio scolastico originale nel 1923. Testimoni hanno descritto i palloncini come pallidi e spettrali, con alcuni che riferiscono deboli risate e sussurri che accompagnano i loro movimenti. Il preside Alan Peterson ha riconosciuto gli eventi inquietanti, affermando: "Sembra che questi spiriti stiano cercando di comunicare con noi." Mentre l'impresa attanaglia la comunità, molti genitori tengono i loro figli a casa. I palloncini spettrali continuano a gettare un'ombra sulla high school, fungendo da inquietante ricordo del suo passato rabbioso. Perché? Che cazzo è successo con questi palloncini? Ciao Kele! I lapponcini, i lapponcini! I lapponcini! No, aspetta, cosa? Hanno il condizionatore in classe, questi maledetti. Vabbè, figa, non hanno manco le finestre, ti credo. Ero Alexino, poi no. Già tanto se funzionava il termo. Imbarazzante che la scuola era pure nuova, appena fatta e non funzionava il termo. Nota da Josh. Cosa vuole dirci Josh? Nicholas, so che mi stai cercando. Trova la stanza del custode qui a scuola. Dovrai accendere il suo computer. Successivamente inizierò il conto alla rovescia fino a quando la scuola non sarà completamente buia. Poi dovrai cercare nella scuola un cristallo Xen giallo che apparirà da qualche parte. Torna nella stanza e posizionalo su una base. Il custode ha detto che il computer ha sintonizzato la scuola su una dimensione spirituale. Ma fate molta attenzione perché in questo momento potrebbe esserci un'entità malevole. Questo ti metterà sulla strada giusta, non lasciarti ingannare dal tempo, il nostro orologio è inutile qui, probabilmente sono passati molti anni per te. So che troverai un modo per localizzarmi, anche un mio amico ti sta cercando. Allora, stanza del custode, il computer, conto alla rovescia. Devo cercare un cristallo giallo e tornare nella stanza e posizionarlo su una base. What the fuck? Allora, stanza del custode. Oh, i palloncini. È rossa la porta del custode, dimmi che è rossa.
Equality. Questa è la mensa. Oh no, gli sviluppatori. Sembrano tipi svegli. Non trovo solo aule, bagni, stanza del preside. Gomboni, sharalalalala. Gomboni, sharalalalala. Dai. Oh, ho guardato dappertutto. Non esiste sta stanza. No ragazzi, io vi voglio bene, ma non ce la faccio a giocare a questo caldo. Questo PC è inutile, fa troppo calore. E non posso neanche usare il condizionatore adesso. Sta cucinando tutto. Non posso più fare giochi così pesanti d'estate. Sì, eccola qua. Sì, ma io mi sono rotto i coglioni di fare roba vecchia, la sua memoria, la roba vecchia, ragazzi. Which Josh mentioned in the letter I found here from him. I'm in it now. There's some kind of system here. I just need to figure out how to connect it all. Janitor's office? Where are you?
I'm glad you found a clue about Josh. What does the letter say? I'm in a school. It says about a machine here in the janitor's room that I need to turn on and then find a crystal that will appear in the school coming from another dimension. I see. It must be an energy crystal. There's not enough energy in the school to start this event. It's going to be something like what we did, only you should feel more nauseous or maybe even worse. Be prepared. Right, Jennifer. Thanks for letting me know. I'll stick to the plan. Che cazzo di tastiera è? Ma come fai a dividerle così le lettere? Ma sei pazzo? Be careful. Avoid contact at all costs. Luxen Crystal. Dite che è ben visibile sto cristallo giallo. E allora di a tuo fratello che si droga. Tutto 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 tutto. Ma quel palloncino mi sta seguendo. Ragazzi, ma secondo voi esistono dei condizionatori portatili che funzionano? Che non fanno cacare a spruzzo e sono anche silenziosi? Io una volta, ricordo, ne comprai uno a 200 euro. Era una merda, faceva un casino e non raffreddava un cazzo. Tipo un pinguino, sì, ma che funziona, ragazzi. Madonna. Johnny, non l'ho trovato il cristallo giallo. Ho trovato solo palloncini neri, incazzati.
No, dai, deve essere in un'aula per forza. Aule lì verso le uscite non ce ne sono, solo in mezzo. Palloncini bisbigliano, mi dicono cose, mi dicono che Gomboni non è ciò che vuole far credere di essere, mi dicono di non fidarmi, mi dicono che devo ucciderlo. Posso mettere un altro fisso, non ci sta in camera, ragazzi, se no l'avrei messo fin da subito. Quello fisso ce l'ho nella stanza accanto, ragazzi, ma non la posso tenere aperta quella porta di notte. Dopo mezzanotte basta, si chiude. Paradossalmente sto più fresco quando faccio le live di pomeriggio. Spero che il pomeriggio non ho spatti di streamare. Porca puttana, odio questo cazzo di posto!
Che merda di livello, madonna. Nightino, io ti voglio bene, però se io te lo chiedo direttamente, perché io voglio delle testimonianze dirette delle cose che vi chiedo. Io voglio che uno mi dica sì. Ne ho uno qua con me che mi sta congelando il culo. Funziona, ti dico che funziona, ti dico che è silenzioso. Non me ne faccio un cazzo di link, roba che mi scrivono. E c'è scritto che va bene. No. Se vi chiedo delle testimonianze dirette perché mi fido di voi, e voglio sapere se uno di voi ce l'ha. Se nessuno di voi ce l'ha, non ha senso parlarne. Mamma mia. Sì, ma lo stai dicendo per sentito dire o perché ne hai uno a fianco adesso acceso, governatore, lo puoi assicurare? Hello? Nicholas, what happened? Lost contact with you for a week. A week? What do you mean? I just woke up after using the crystal at school. The place I'm in is so beautiful that it's like... Oh mio Dio, non riesce a tradurlo questo. Let's hope not. What a fright you've given us now. Well, let's get on with the mission. It seems to be working. Okay, I'll see what I can find here. The place seems quiet. Good luck. Adattatore finestra tubo. Ci mancava un vero labirinto, guarda.
Sta girando la testa su sto robo. Mi fa meno motion sickness il VR. Trovato il bonsai. E che cazzo me ne faccio? Quanto costano? Non che sia un problema, però no, ma infatti tutto ciò che dovevano fare è non mettere un labirinto a questo punto del gioco, figa, non dopo quella scuola di merda.
Dio buono è l'entrata. Oh mio Dio. L'impressione che sti lampioni mi stanno facendo fare il giro tondo. Oh, finisco sempre qua seguendo i lampioni. Ma è questa l'uscita allora? Che cazzo è successo? Siamo nelle backrooms, brefina! Ho trovato il bonsai, Gerenina, il bonsai! Anche una fogliolina! Però qua non c'è un cazzo, inutile. No, non mi dire che dovevo trovare degli oggetti. No, impazzisco. No, dai, no, no. Spacco tutto. Spacco tutto! Basta, mi arrabbio, picchio gomboni. L'oggetto sulla strada. Era un best viewers. Però mi piacevano di più quando scrivevano wannabe become famous.
qualcuno per nostalgia può scrivermi Wanna Become Famous. Manca. No, cheap viewers. E questo? Oh no, l'horror. Ma che ho fatto? Ma adesso me la togli sta nebbia del cazzo, non è che me lo tieni tutto così. No, dai, che già non si vedeva un cazzo. Porco mondo. Era l'ultimo tubo, avrei urlato. Starà più verso l'inizio, allora il primo. Perché avete dovuto cagare sul... Almeno c'era quiete, serenità, uccellini che cantavano. No, niente, non andava bene. Che è quello che vuole? Io boh, non riesco più a tornare verso l'entrata. Basta, 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 mi avete inculato 4 volte, maledetti! Cinque. Vuoto. Ah. Cazzo, il primo era all'inizio. All'inizio me l'avevano messo lì. Ok, ora bisogna solo seguire i lampioni, ragazzi. Se non vediamo più lampioni è la strada sbagliata. Eccoci. Pazzisco.
No, mi fanno vibrare le chiappette, ah! No, ah! E mo? Cazzo era. È vero, però Cerina è sempre ricci. Hello, Jen. Jen. Nicholas, what's up? Jen, it was a very strange feeling. Traduttore, traduttore. Now I can talk. No, il mare non mi fa tradurre. Structure. It started spinning extremely fast and distorting everything around it. I started getting extremely dizzy until I passed out and ended up here in this place. Completely empty and filled with shallow water. What's this place like? It looks like another planet. There's only water. I can't see anything else. Okay. We don't recommend you drink this water. And unfortunately, we've detected a problem, Nicholas. We don't have your location. So, I'm stuck here? Non traduce, no. Maybe not. There must be a way out. È andato via insieme all'acqua la traduzione. Guardala, guardala. We'll try to help you. Maledette onde impediscono la traduzione. Ok. I'll let you know if I find anything. Niente, non si può. That be the end of me. Vuole una musica rinvigorante. No, questa è troppo triste. Che cazzo? Sparagli direttamente. No, con questa lo disbasti. No, nemmeno. Arancino 2. Oh! Suffered the same fate. Li ho visti. C'erano dei mulini lì. Guarda, guarda, guarda. Dai, Kraken. Hello, Jennifer. Nicholas, your walkie-talkie has received an appearance. There's something approaching from there. Be careful. Oh shit. Oh, what could it be? Non lo so, potrebbe essere Cthulhu. Have you found anything? I don't think so, Jen. I think that's the end of me. It's not over yet, Nicholas. Keep an eye out for anything in the sky. Okay, that's fine. Boh, io vedevo i mulini, ma non li raggiunge. Guarda, ci sono mulini lì.
E gomboni. Gomboni. Non riesco a capire le dimensioni di quel coso, se è vicino o lontano, sono confuso. Portami via, gomboni. È l'astronauta, ragazzi. Ma che cazzo vuol dire? Ma oh, Gesù. Non l'ho capito. È il fratello, sì, immagino fosse il fratello, ma con che poca enfasi, voglio dire. Basta, si meritano la traduzione dei titoli di coda. Entità più opaca. I backrooms lost. Il nastro perso nel retro. Fa sempre ridere il nastro perso nel retro. Ai ai. Vabbè, è stato abbastanza deludente, devo dire. Avevo delle grandi aspettative su questo gioco. Beh, basta. Me ne vado un po' sconfitto, un po' deluso. Un po'. Patatini, vi do la buona sbroces, vi do appuntamento a domani sera. Si continua alle Visual Novel con Celenina il pomeriggio, se tutto va bene. Volevo fare la campagna di Leon della mod, quella di Red 2 Remake, perché non credo faranno più altre mod del genere, quindi volevo spremere fino all'osso quella. E infatti bravi, ho fatto i chiappoli. Altrimenti vincula gomboni.